siamo già giusti da 2 mesi, in pieno sistema estivo. Si lavorano soltanto questi mesi qua, 2-3 mesi si lavorano. Ci chiudete un periodo estivo. Sono chiusi ormai da diverse settimane i chioschi del lungomare di Napoli. Portano i sigilli le strutture di Mergellina, che nelle notti della movida estiva, ma anche di quella autunnale, seppur con numeri minori, sono meta di pellegrinaggio e di ritrovo di tanti, più o meno giovani. Saracinesche abbassate e casse spente, con conseguenti guadagni ridotti a zero per i titolari delle stesse attività. Ed è questo il motivo per cui all'esterno di Palazzo San Giacomo si sono radunati in protesta i gestori dei chioschi e degli chalet. Gli animi, tesi, ma il desiderio di trovare un accordo con l'amministrazione comunale persiste. Ecco le loro rivendicazioni. Ci hanno chiamato delinquenti, abusivi in tutto. Noi paghiamo tasse, ci stanno progetti, loro ci hanno messo là, loro ci hanno dato tutto i permessi per le autorizzazioni che noi adottavamo. Poi interverranno gli avvocati a presentare tutte le cose, però come vedete qua non ci pensano proprio, perché come se non esistessimo. Secondo me l'opinione pubblica che dovrebbe intervenire in questa situazione. C'è stato qualche abuso? Sì, facciamo una sanazione, togliamo gli abusi, ma non potete buttare le famiglie in mezzo alla strada dalla sera alla mattina. Cioè stiamo così da 40 anni. Mo dicono la mala amministrazione, ma la mala amministrazione, se vogliamo, ha fatto campare fino adesso. Okay.